Adesso c'è quello nuovo al cibo. Com'è? Ci vengono le cose? Sì. Ma quel mio vengono, eh? Con la foglia. Se tu mi tieni un attimo la tua giacca, io la infilo qua. Cavola. Dritto, eh? Fantasma di Grazzano. Benissimo. Wow. Fantastico. Benvenuti nel parco di Grazzano Visconti. Io mi chiamo Marco e oggi sarò la vostra guida all'interno del parco per una visita un po' speciale. Noi facciamo delle visite. Doveroso spiegarvi che il borgo di Grazzano non è un falso storico, non è un finto borgo medievale, ma è un borgo neomedievale. È stato costruito all'inizio del 1900, ci sono voluti 30 anni per costruire tutto il borgo e 10 anni per piantumare tutte le piante bianche, che nel parco abbiamo una quantità di piante veramente molto particolari e soprattutto piante arboree molto rare. Ce ne sono alcune che arrivano dall'Asia e questo fa di questo parco, di quest'area verde, uno dei parchi per quanto concerne le dimore storiche più importanti. Qua un po' il cerchio intorno a me, potete passare, quelli che stanno arrivando adesso possono passare qui alla mia destra tranquillamente, in modo tale che poi riuscite a sentire meglio e vedete meglio soprattutto. La figlia del Duca Giuseppe Visconti di Modrone, per alzata di mano, nessuno. Allora vi spiego io qualcosa, è stato un personaggio davvero importante. State bravi che per un attimo entriamo e scopriremo qualcosa di veramente particolare. Vi dicevo che il Duca Giuseppe Visconti, ci sono dei resti che sono davvero inquietanti. Giulia, tienimelo spento perché sennò non posso fare le cose. Io voglio farlo. Come di lavoro io faccio l'ornitologo, posso dire che ce ne sono. Quando è diventato un fantasma, qualcosa di particolare nella sua vita deve essere successo. Allora, in termini pratici vi posso subito dire che a Luisa anch'io avevo qualche dubbio quando sono arrivato a Grazzano, cioè qualcuno che crede di più, crede di meno ai fantasmi.
Attenzione, vabbè, non capire la legata. Qui è tanto. Non c'entra niente con...